atto e potenza, ne abbiamo parlato tante volte, non ne parliamo per l'ennesima volta, salvo il fatto che dobbiamo dire due parole su Dio, scusate, su Dio qualche cosa la vogliamo dire. Evidentemente il Dio di Aristotele non ha nulla, ma proprio nulla a che vedere con il Dio cristiano. Però, quando Aristotele risbarca molti secoli di distanza in Occidente, no? L'aristotelismo è una specie di fiume carsico, scompare alla fine dell'epoca tardo-antica per poi riemergere, parlo della parte occidentale dell'ex impero romano, per poi riemergere a metà del XIII secolo all'incirca attraverso la penisola iberica, attraverso i filosofi arabi che a loro volta avevano messo le mani su tutta la tradizione greca che si era conservata nella parte orientale dell'ex impero romano, cioè l'impero bizantino. I filosofi arabi svolgono una funzione fondamentale perché sono loro che riprendono i testi di Aristotele che in Occidente erano praticamente scomparsi, non circolavano più, quindi Aristotele si conosceva il nome, ma sostanzialmente non si avevano le opere che noi abbiamo oggi. Queste opere invece circolano in Oriente, quindi in Siria, in Persia, in Mesopotamia. Ci sono filosofi arabi come Avicenna e Averroè e molti altri che li studiano e li reinterpretano alla luce della visione religiosa islamica. Ora, come sapete, la religione islamica è anch'essa una religione del libro, è monoteista, quindi ha moltissimi tratti in comune con il cristianesimo e con l'ebraismo, lo sapete, sono religioni sorelle o cugine, per così dire. Quindi l'operazione che fanno i filosofi arabi, ve lo dico in estrema sintesi, tanto per capirci, è gioco forza utile, introdurrà la revisione che faranno i filosofi cristiani che entrano in possesso di Aristotele nella versione tradotta, riscritta, commentata, glossata dei filosofi arabi. Quindi è un Aristotele già che in qualche maniera è stato masticato e digerito, anche se la metafora non è bella, ma tanto per capirci, in funzione religiosa, quindi in senso monoteistico e nel senso di un Dio più o meno personale, così come lo vedono i cristiani, gli ebrei e i musulmani, va bene? Poi la tradizione aristotelica rientra in Europa attraverso una mediazione di un grande filosofo, di un grande personaggio medievale, che è quel Tommaso d'Aquino, padre domenicano, che opera alla metà del XIII secolo e a cui si ispira Dante Alighieri, di cui voi, per sommissimi capi, quantomeno conoscete la visione fisica e metafisica attraverso lo studio della Divina Commedia di cui avete parlato. D'accordo? Allora, quella visione della divinità che trovate in Dante Alighieri per alcuni versi, solo per alcuni versi, adesso capirete in che senso, riprende la filosofia aristotelica, o meglio la filosofia tomistica. Il tomismo, che viene da Tommaso, San Tommaso, è la versione cristiana dell'aristotelismo mutuato attraverso il mondo arabo musulmano. Mi sono spiegato, avete capito qual è la storia della tradizione per sommi capi. E questa versione dell'aristotelismo, quella di San Tommaso, quella tomistica, diventerà così diffusa in Occidente, così fondamentale, da prendere il nome di scolastica. Questo termine già lo avete sentito tante volte. Scolastica vuol dire la versione standard, è quella ufficiale della Chiesa Cattolica. Oggi quella della Chiesa Cattolica, come vi ho detto, si chiama neoscolastica. Quindi che cosa ha a che vedere la versione del Dio di Aristotele con il cristianesimo? Ha molto a che vedere attraverso questa tradizione. Però Aristotele è vissuto nel IV secolo a.C. e dunque di visione cristiana del mondo non sa assolutamente nulla. Cioè sono proprio gli antipodi, sono mondi diversi. Dal punto di vista concettuale ci sono delle analogie, adesso vi dico, però sono mondi completamente diversi. C'è tutta la tradizione che risale anche a prima di Dante Alighieri, che poi viene confermata nella Divina Commedia, che vedrebbe un Aristotele
un Aristotele che in qualche maniera ha ispirato, come altri personaggi pagani, lo stesso Virgilio, no? Che accompagna Dante nel suo viaggio nei regni dell'aldilà. Questi personaggi, ispirati in qualche maniera dallo Spirito Santo, avrebbero preparato, avrebbero poi annunciato, come fa Virgilio, come gli mette in bocca Dante in realtà, avrebbero preannunziato la venuta del Cristo e quindi il cristianesimo. Quindi alcuni di questi personaggi vengono, tra virgolette, salvati no, perché stanno all'inferno, stanno nell'antinferno, nel limbo, ma hanno un trattamento di riguardo, ecco, mettiamolo così, lo avete studiato, no? E siamo proprio all'inizio della Divina Commedia e questi personaggi, Socrate, Platone, Aristotele e altri filosofi, diciamo, compatibili con il cristianesimo, si trovano in questo palazzo più o meno splendente e di Aristotele Dante Alighieri dice, ecco, quello lì è il maestro di color che sanno. Maestro di color che sanno perché evidentemente alla filosofia di Aristotele, attraverso la mediazione degli arabi, attraverso San Tommaso, e Dante Alighieri, in linea con quello che era il pensiero scolastico del suo tempo, ispira la visione che trovate nella Divina Commedia, quindi è quella lì. D'accordo? È chiaro che linea di continuità ci sta. Ma allora, il Dio di Aristotele, che cos'è? Allora, il Dio di Aristotele è uno dei due capi, uno dei due punti, una delle due estremità del processo di continua trasformazione della potenza in atto. Sono concetti che abbiamo già trattato, quindi ve li ricordate. Abbiamo già detto che l'essere si dice in tante maniere diverse, in particolare per spiegare il divenire, quindi i mutamenti, che sono evidentemente una traccia inequivocabile della realtà che ci circonda, e noi stessi siamo continuamente in divenire, si può dire anche in fieri, si usa questa formula in italiano che viene dal latino, no? In fieri vuol dire in movimento, in continuo cambiamento. Il punto fondamentale qual è? Che la scienza che cosa studia? Le scienze, ieri come oggi, che cosa studiano? Il cambiamento puro e semplice? No, ma studiano le modalità standard di cambiamento, le leggi del cambiamento, come il Logos di Eraclito, per capirci. Nella visione di Aristotele ci sono delle sostanze che hanno una loro ragion d'essere, e queste sostanze mutano passando dalla potenza all'atto. E ne abbiamo già parlato, l'uovo e la gallina, no? L'uovo, il pulcino, la gallina. Cioè studiamo e interpretiamo il senso del cambiamento secondo degli standard che sono di volta in volta fotografabili, perché io ho detto il cambiamento in sé per sé non lo possiamo studiare, è come mettersi davanti agli occhi un oggetto continuamente in movimento, se non lo metto a fuoco un attimo non lo vedo, non lo posso determinare, studiare, definire, eccetera eccetera. Posso però studiare, definire il cambiamento quando il cambiamento è da una tappa all'altra. Quindi fotogramma 1, fotogramma 2, fotogramma 3, primo passaggio, secondo passaggio, terzo passaggio, quarto passaggio, eccetera, eccetera. Questi passaggi non sono a casaccio, ma sono sempre passaggi da un essere in atto provvisorio che contiene una potenzialità più o meno ampia, a seconda della fase in cui mi trovo, ad un essere in atto più strutturato che contiene ancora un po' di potenza, a un altro essere in atto che contiene ancora un altro pochino di potenza, fino all'estremità ultima che è l'atto puro, ovvero l'atto primo, cioè il punto d'arrivo, la omega o la alfa. Considerate che qui abbiamo una specie di linea retta con due punti di riferimento, una linea retta che però è un segmento, cioè A e B, non è una retta che procede in maniera indefinita, e questa linea va dalla potenzialità più ampia possibile, senza definizioni, all'atto puro. L'atto puro sarebbe Dio. Ecco, è quello che Aristotele chiama Dio, quello che noi, poi seguendo la tradizione aristotelica e tomistica, chiamiamo Dio. D'accordo? Hai capito, Fernanda? Lo so che è un po' complicato. Dimmi.
Allora, adesso lasciamo perdere un attimo la gallina, andiamo a vedere la realtà nel suo complesso. Andiamo a vedere la realtà nel suo complesso. I due poli, che poi sono simili a quelli platonici, il primo polo è quello della materia, la materia bruta. Immaginiamo la materia bruta. In principio, immaginate l'universo, che in principio è materia bruta, senza forma. Materia assolutamente priva di forma, va bene? Che è quella, per tornare alla metafora di Platone, è quella in cui mette le mani il demiurgo. Quindi c'è materia allo stato puro, pongo allo stato puro. Allora, la materia allo stato puro può diventare qualsiasi cosa, può assumere qualsivoglia forma, seconda evidentemente della forma che gli trasferirà il demiurgo. C'entra nulla con Aristotele e demiurgo, però ci torna utile per capire questo esempio che vi sto facendo, questo concetto. È chiaro? Allora, abbiamo materia allo stato puro. La materia allo stato puro dove sta? In realtà non c'è, nel senso che la materia che ci circonda, noi stessi siamo fatti di materia, è in parte formata. Totalmente formata? No. È in parte formata. Però dovete immaginare uno stadio, che è quello della materia pura, e un altro punto d'arrivo, che è l'atto puro, totalmente formato, totalmente perfetto. Perfetto, il termine perfetto, con cui indicate anche il tempo latino e greco, perfetto che vuol dire? Viene da perficio. Oh, attenzione, io non è che ho il pallino dell'etimologia perché sono un filologo perverso, tutt'altro, non amo granché la filologia, però a volte i termini sono così significativi, così parlanti, che se uno si mette in testa alcuni termini riesce poi a capire dei concetti. Allora, perficio vuol dire porto completamente a termine un'azione, infatti in greco e in latino utilizzate il tempo perfetto quando l'azione è totalmente conclusa. D'accordo? È vista nel suo sorgere e nel suo essersi realizzata, a differenza dell'auristo, a differenza a maggior ragione dell'imperfetto, che indica un'azione che si va svolgendo, ancora non si è conclusa. È un film in via di svolgimento, è un filmato di cui ancora non vedo la fine, chissà come andrà a finire questo film. Invece nel perfetto la fine ce l'ho ben presente, è il punto d'arrivo, è concluso. Mi spiego? Perficio vuol dire questo, realizzare completamente un'opera. Allora Dio, che sarebbe l'atto primo, è il punto d'arrivo ultimo di questo processo. Dunque è totalmente realizzato. Cosa manca a Dio? Adesso proviamo a ragionare in termini teologici. Vi immaginate Dio? I greci non sono in grado di immaginarsi Dio come persona animato da desideri. È la stessa visione che ha Epicuro, È compatibile con quella di Aristotele. Come ce li immaginiamo gli dèi che stanno lì in preda all'angoscia, in preda all'ansia, che si occupano delle faccende degli uomini e allora lei è stata cattiva e la vogliono punire e lui invece è stato buono e lo vogliono ricompensare? Idiozia allo stato puro. Gli dèi, o nel caso di Aristotele, il Dio, è una visione unitaria, quindi compatibile col monoteismo, il Dio è il punto d'arrivo, assolutamente perfetto, assolutamente realizzato, d'accordo? Dell'intero processo cosmico. Sta lì. Ed è un motore immobile. Perché un motore immobile? Perché muove tutta la catena degli eventi, che è caratterizzata dal divenire, dalla materia bruta, passando per le sostanze intermedie che hanno un po' di potenzialità, un po' di atto. Gli esseri umani hanno molta attualità, sono molto ben formati, ma rimane sempre una quantità di potenzialità che va realizzandosi strada facendo. Parliamo dell'umanità in generale, poi singoli esseri umani, singole sostanze sono mortali e dunque alla fine cessano di esistere come singole sostanze, muoiono, va bene, però l'umanità no. Gli animali, come forme pure in senso platonico, no, hanno un margine di contenuto formale più o meno perfetto, più o meno perfezionato, dalla proteina, dall'ombrico, possiamo paragonare un essere umano con un lombrico. Il lombrico ha più potenzialità, e sono come quelle cellule totivalenti che vi dicevo l'altra volta, che stanno nel feto, anzi nell'embrione, no?
quelle cellule che possono diventare qualsiasi cosa, neuroni, cellule epiteliali, eccetera, eccetera, l'avete studiato. Lì c'è la potenzialità pura. Quando l'essere umano, il singolo essere umano, si è formato, sviluppato, è diventato quello che è, cioè ha realizzato le sue potenzialità base, no? Da embrione a feto, neonato, bambino, giovane donna, giovane uomo, adulto, fino a diventare un uomo adulto che poi anche eticamente ha vissuto la sua vita, come il sottoscritto, e avanti con gli anni ha vissuto la sua vita, ha realizzato anche le sue, fino a un certo punto, ci si augura le abbia realizzate, noi entriamo nell'ambito dell'etica, ma un altro discorso, le sue potenzialità spirituali, caratteriali, generative, ha messo al mondo altri figli, eccetera, eccetera. A quel punto l'essere umano più o meno è passato, la singola sostanza, dalle potenzialità che aveva inespresse fino all'attualità espressa. Va bene? Se questo ragionamento lo facciamo su scala globale, il punto d'arrivo è il divino, è Dio, che sta lì, è un punto di riferimento, è l'atto puro, non ha nemmeno un grammo di potenzialità. In che cosa altro si potrebbe evolvere Dio? La perfezione potrebbe diventare che cosa? Può rimanere un grammo di potenzialità inespressa in ciò che è perfetto? Lo capite? Logicamente sono due concetti diversi. Ciò che è perfetto, perfettamente realizzato, non contiene in sé nemmeno un atomo di potenzialità ancora da realizzare. Perché potenzialità uguale imperfezione. Se tu sei in potenza un giovane artista, vuol dire che non lo sei ancora in atto, vuol dire che la tua arte ancora si deve pienamente esprimere, pienamente realizzare. Ma Dio può avere un grammo di imperfezione, di essere in potenza? No, Dio è caratterizzato dall'essere in atto al massimo della sua espressione. È atto puro, o detto in altri termini, causa prima. E che tipo di causa è Dio? È una causa finale, è il fine, il telos si dice in greco, cui tende tutto il mondo, tutte le sostanze, tutto l'universo. Mettiamolo in questi termini qua. E quindi in che termini muove tutto il mondo? Non lo muove da dietro. L'universo di Aristotele è un universo a trazione anteriore, per così dire. Avete presente l'automobile, no? Si parla di trazione posteriore, se le ruote motrici sono quelle di dietro. Si parla di trazione anteriore, Sergio, se le ruote motrici sono quelle davanti. Va bene? Poi ci sono le Jeep che hanno quattro ruote motrici, a quel punto vale sia quella anteriore che quella posteriore. Allora, l'universo di Aristotele è un universo a trazione anteriore, perché Dio, quello che conta, è la causa finale, cioè tutte le cose si muovono perché sono attratte, perché tendono alla loro realizzazione, alla loro perfezione. D'accordo? Che Allegra è lo stesso meraviglioso concetto del simposio di Platone. Sì. Vi ricordate Eros? Eros che fa? Tende alla bellezza. La bellezza sta lì, la bellezza è divina, è come Dio, sta lì, sta fermo. Ma la bellezza, con bellezza si intende l'amato, no? Tu sei bella e tu sei l'amata. L'amata che vuol dire? Quella che muove il desiderio, Eros. Ma la bellezza, il bello in sé, non può migliorarsi ulteriormente, è bello. E in che termini muove le cose? Muove le cose attraendo le persone che amano il bello. E così Dio muove tutto l'universo, tutte le cose, perché rappresenta il punto d'arrivo. Quindi tutto il mondo si muove verso Dio, desidera Dio, tende verso la perfezione, senza riuscire a realizzare pienamente la perfezione, ben inteso. La perfezione è soltanto di Dio, ma tutto si muove in quella direzione. E così, per esempio, le divinità di Epicuro, e non solo di Epicuro, di tutto il mondo greco, stanno lì non come quelle dei filosofi, non quelle del Volgo, per capirci, stanno lì
non come degli aiutanti che tu preghi, gli dici: senti, per favore, Dio, se mi comporto bene, non disobbedisco a mamma, mi fai avere almeno 6 alla versione di greco. Ecco, questa roba qui, io spero che questa fase l'abbiate superata, però è una fase tipicamente infantile, dai, se io faccio il bravo, do ut des, come se ci fosse un Dio che ti sta lì a sentire, ma nemmeno Babbo Natale, che purtroppo, come sapete, non esiste. Ecco, vi do questa pessima notizia: non c'è Babbo Natale. Babbo Natale non c'è, però, ecco, però ci stanno gli elfi, le fatine e ci sta anche Aurora. Quindi questa è una buona notizia. Allora, Sofia, mi dispiace, lo so, non volevo sconvolgerti, d'accordo? Allora, capite? Io faccio una preghiera, Dio realizza il mio desiderio, ma Dio che gli importa? Dio, dal punto di vista greco, dal punto di vista greco, filosofico, evidentemente Aristotele, Epicuro e altri grandi filosofi, è il punto d'arrivo. Mi muove nel senso che io tendo verso Dio. Nel caso di Epicuro, gli dèi vivono in uno stato di perfetto benessere, non hanno nessun bisogno, nessun desiderio superfluo, stanno bene così come stanno, sono perfetti. Cosa potrebbe desiderare chi è perfetto? Il desiderio, come insegna Platone, è mancanza. Io desidero ciò che mi manca, ma se io sto bene così come sono, che cosa potrei desiderare? Cosa potrei volere più di quello che ho? Mi spiego? Quindi Dio, anche dal punto di vista etico, è il punto d'arrivo. Io mi muovo verso Dio per imitazione, cerco di imitare quella perfezione. E tutte le cose della natura tendono, senza necessariamente arrivarci, va da sé, tendono alla perfezione, tendono alla stabilità, tendono alla loro realizzazione. Tendono, ben inteso. Nella Divina Commedia, se vi ricordate, le anime che stanno in paradiso, come ci arrivano in paradiso? Dante dice: il peccato è l'equivalente di una zavorra, cioè l'anima perfettamente purificata, l'anima salva, si muove verso il paradiso, va in paradiso. È il peccato, che è una specie di pietra, che tiene l'anima ancorata alla terra, o nella fattispecie all'inferno, al purgatorio e così via. Liberata dalla zavorra del peccato, l'anima per sua natura va in paradiso. D'accordo? E così gli esseri umani o le singole cose della natura, se realizzano la loro virtù fondamentale, la loro forma pura, nei limiti che possono realizzare, naturalmente tendono verso Dio, verso la perfezione. Quindi Dio è motore immobile. Perché è motore? Perché muove tutto, ma lui stesso, o lei stessa, evidentemente Dio è un it, in un certo senso, no? È un concetto metafisico, non è una persona, ben inteso, è un concetto metafisico in Aristotele, eh? Non è una persona con la barba che sta lì, se più o meno severa, è un concetto metafisico, è un'idea, ok? Che muove tutto. Tutte le cose del mondo verso di sé, essendo essa tale idea, tale entità assolutamente immobile. Ecco perché è un motore immobile. D'accordo? Perché se si muovesse, avrebbe anche lui, lei, Dio, avrebbe un minimo, un grammo di imperfezione, cioè di potenzialità. Invece è atto puro. Avete capito o no? Come funziona il meccanismo nella testa di Aristotele? E avete capito in che misura, in che senso è parzialmente compatibile con la versione cristiana? Concettualmente, perché poi il Dio di Aristotele, ripeto, non ha nulla di personale, non lo puoi pregare. Non è un Dio che ti ama, amorevole, che ti soccorre. Non c'è il concetto di provvidenza nella visione cristiana. C'è sia Dio come telos, come fine, come punto d'arrivo, ma nello stesso tempo Dio non è soltanto il punto d'arrivo, nel senso la omega, è anche l'alfa. Dio è anche creatore, Dio mette in moto. E come mette in moto? Con l'amore. Cioè, nella versione di Aristotele, Dio si limita a essere, platonicamente parlando, oggetto d'amore, quindi mi muove a me amante imperfetto, essendo egli
o ella assolutamente perfetto o perfetta. Però lei o lui è perfetto, dunque non si muove lui. Io mi muovo amandolo, essendo attratto da lui o da lei. Va bene? Il Dio cristiano in parte è così, cioè tutte le creature tendono verso Dio, ma d'altra parte il Dio cristiano è amore, è caritas, o agape per dirla alla greca, quindi non è soltanto oggetto d'amore, è anche amante dell'umanità, vuole la salvezza dell'umanità e non è soltanto causa finale, punto d'arrivo, è anche causa efficiente, perché l'ha creato il mondo, mentre nella versione greca non ci sono forme, come vi ho detto tante volte, di creazionismo, cioè Dio non crea il mondo, lo muove attirandolo a sé, lo muove attirandolo a sé, ma non lo ha creato, il mondo esiste da sempre, esisterà per sempre. È chiaro? Quindi avete capito in che senso è parzialmente compatibile nella riedizione araba, atomistica, eccetera, eccetera. È parzialmente compatibile l'aristotelismo con il cristianesimo? Parzialmente, molto parzialmente. Lo è dal punto di vista filosofico, dal punto di vista religioso, spirituale, non lo è manco per niente. Perché, ripeto, il Dio di Aristotele non lo puoi pregare, né lui o lei ti ama. Ma figuriamoci. Amore uguale desiderio, desiderio uguale imperfezione, e tu vorresti pensare che Dio, che il divino è imperfetto, non ti permetterò né di dirlo né di pensarlo, va da sé. Chiaro per tutti? E Lorenzo? Avete bisogno di ulteriori spiegazioni su questo argomento qui? Quindi motore immobile, avete capito cosa significa? Atto puro? Non ha nemmeno una briciola di potenzialità, forma pura, sostanza incorporea. Perché sostanza incorporea? Perché se potenzialità, potenza uguale materia e forma uguale spirito, idea, sempre il discorso platonico, forma uguale idea, spirito, va bene? Potenza uguale materia, allora Dio è atto puro, dunque non ha nemmeno un briciolo di materia, quindi è forma pura ed è sostanza incorporea. Se non ha nemmeno una briciola di materia, sarà incorporea, viva il Dio, viva lui stesso, appunto. È chiaro? Avete capito perché questi 1, 2, 3 e 4 termini, queste 4 locuzioni, dicono la stessa cosa. Motore immobile, atto puro, pura forma, sostanza incorporea. Tania è una creatura meravigliosa, è pura forma? Tania è pura forma? No, che c'ha? E c'ha anche il corpo. Che bisogna, lo so, purtroppo c'è il corpo. E il corpo di Tania è un corpo molto strutturato, in cui l'elemento formale, per non parlare dell'anima, è predominante, non è che lo posso confondere con altri corpi, va da sé. Tuttavia ha un margine molto elevato ancora di potenzialità, perché più c'è materia, più ci sono possibilità di trasformazione, di divenire, che non è un divenire in consulto, ci mancherebbe altro, però gli esseri umani si trasformano, divengono fino alla morte, va da sì, mi sono spiegato? Un'essenza pura, un'idea pura, in questo caso il divino, come si potrebbe trasformare? Quindi non ha assolutamente materia, non ha potenzialità. Devi salire all'infinito. Non è possibile risalire all'infinito pena il non spiegare il movimento iniziale. Allora, è quello che vi ho detto. Questa linea di sviluppo che va dalla potenza pura all'atto puro, o atto primo senza mutamento, cioè il divino, è un segmento, cioè A e B. Va bene? Perché non è possibile un procedimento all'infinito, progredire ad infinitum? Perché l'infinito per i greci è terribile, ecco, i greci con l'infinito hanno dei problemi seri, gli viene proprio l'orticaria, ma è anche
comprensibile che gli venga l'orticaria, perché infinito, vi ricordate l'apeiron di Anassimandro, è sinonimo di indefinito, e l'indefinito è sinonimo di imperfetto, l'incommensurabile per i pitagorici, la famosa diagonale del quadrato, è qualcosa che rimanda agli scemi, perché non riesco a inquadrarlo, a definirlo, a formalizzarlo, a calcolarlo, a renderlo un logos razionale. Allora, in questo Aristotele è pienamente greco. La perfezione pura deve essere qualcosa di assolutamente definito, concluso, come la ben rotonda sfera di Parmenide. Vi ricordate? È una ben rotonda sfera, ne vedo i confini, è ferma, è immobile, è perfetta, è sempre identica a se stessa. È lo stesso concetto. Lo stesso, lo abbiamo già esplorato decine di volte. Su questo i greci sono tutti i filosofi greci sono d'accordo. La perfezione, tutti, c'è anche qualche eccezione, ma insomma, in linea di massima, sono tutti d'accordo. La perfezione significa questo. Quindi c'è un punto d'arrivo, non si può procedere all'infinito. Si parte da A e si arriva a B, metaforicamente. Si parte dalla materia pura, dalla possibilità pura, e si arriva all'atto puro. D'accordo? Questo è il significato della... Non è possibile risiedere all'infinito, pena e non spiegare il movimento iniziale. Perché? Perché se vado all'infinito, come lo rappresentiamo l'infinito? Togliamo la retta. La retta è la perfezione, è la definitezza per eccellenza. Da A a B. Che fanno le rette? Le rette o le semirette, quando non ci sono i punti, piegano, diventano delle curve. E quindi come faccio a spiegare l'inizio se non metto un termine ultimo al movimento? Non so se mi spiego. Nel senso che se io dico, va bene, qui prosegue in maniera indefinita, non si arriva all'atto puro, non si arriva alla perfezione in sé per sé. Questa linea si curva, e la curva va ad influenzare l'inizio, cioè se non c'è una fine non c'è nemmeno un inizio, non so se mi spiego, se non c'è una fine non c'è un inizio, e c'è un inizio nella misura in cui c'è la fine, altrimenti ho una circolarità che va sempre su se stessa e non produce nulla di ben definito, quindi esclude la presenza del divino inteso come qualcosa di perfetto, inteso come atto puro. Dire che Dio è continua potenzialità non significa dire che non venga da... No, Dio è atto puro, non è continua potenzialità. Se la confusione fosse stata diversa, quindi dire che Dio è sempre potenzialità non significa dire che non abbia un inizio, significa per forza che bisogna essere posto un genio. Allora, Dio non può avere né inizio né fine, come ci insegna Parmenide. Chi l'ha creato Dio? Da dove viene Dio? Non so se mi spiego. Dio è assolutamente perfetto ed è sempre identico a se stesso. È fuori dallo spazio e dal tempo. Il concetto di divino si rappresenta questo. Lascia perdere la visione storica o storicistica che ci deriva dal mondo ebraico, cristiano, in cui c'è una storia del progetto di salvezza divino che ha a che vedere con la storia dell'umanità. C'è un momento X in cui c'è Dio, il quale autonomamente, liberamente, decide di creare il mondo, che prima non esisteva, non lo crea a casaccio, lo crea, mette l'uomo nel mondo come entità dotata di libero arbitrio, l'uomo, con l'aiuto di Dio e della provvidenza divina, scrive la sua storia, e quindi c'è un procedimento di questo tipo qui, procedimento aperto, delle possibilità di realizzarsi. Ecco, nella versione greca non c'è questa roba qui, non può esserci questa roba qui. Dio è assolutamente perfetto, assolutamente concluso, non è spettatore di una storia. Cioè, immaginatevi un Dio che sta lì e pende dalle labbra o sta lì a scrutare l'umanità. E che sta facendo l'umanità? La prima, la seconda, adesso la terza guerra mondiale, e nel frattempo c'è stato Auschwitz, e nel frattempo eccetera eccetera. Un Dio interessato delle sorti dell'uomo, o che fa dipendere il destino del mondo, dell'universo, dalle decisioni dell'essere umano, di chi per lui c'è una storia, è un Dio assolutamente imperfetto, non è atto puro. Non so se mi spiego. Sono mondi, modi di concepire il mondo completamente diversi, mondi diversi. Lo so che non è semplicissimo da capire
come muove, chi è Dio, non come causa efficiente, ve l'ho detto, non lo spinge da dietro, né a trazione posteriore, ma come causa finale, cioè oggetto d'amore, oggetto d'amore. Dio esercita la sua perfezione come forza calamitante verso il mondo. È una calamita che attira il mondo. Forza calamitante significa questo. Così come l'oggetto d'amore attira l'amante, Ludovica. Eh? Così come fanno i fiori che fanno? Si muovono verso di te, i fiori sono belli, profumano, e con la loro bellezza, con il loro profumo attirano le persone innamorate di bellezza e li ammirano, li raccolgono. Meglio non raccoglierli, lasciarli stare, lasciarli vivere, insomma. Due sono i protagonisti della storia dell'universo, la materia prima che sta Ule, che è la materia bruta, senza forma, che anela a possedere le forme. Il motore, e dall'altra parte c'è il motore immobile, cioè Dio, che con la sua perfezione attrae la materia prima. Il pongo, quello che vi dicevo l'altra volta, il das, mettiamolo in questi termini. La materia assolutamente bruta, priva di qualsiasi forma. E poi c'è, dall'altro capo, c'è Dio. L'universo è uno sforzo, un desiderio incessante di prendere forma. Un conato continuo. Ecco come si spiega il divenire, il fatto che tutto è in movimento, che non ci sia nulla di fermo, di stabile. Si spiega per questo motivo qui. E quindi Dio è perfetto, non manca di nulla, lo abbiamo già detto un'altra volta, Dio è, questa è l'altra definizione che dà Aristotele, noesis, noesios, pensiero, noesis, noesios, genitivo, pensiero di pensiero. A che cosa volete che pensi Dio? Lui, perfetto oggetto d'amore, a chi altro può pensare se non a se stesso? Estremamente narcisista, forse anche un pochino autistico, se vogliamo, ma non è persona. Come era definito? No? Noesis, noesios, pensiero di pensiero, un'altra delle definizioni di Dio, insieme a atto puro, desiderio. Quello è Superman, non è Dio, sono due concetti. No, dimmi. Chiaro? Pensiero di pensiero, spirito puro. Non ha un grammo di forma e pensa a se stesso, è innamorato di se stesso, è narcisista da questo punto di vista. La bellezza in sé dovrebbe essere attratta da quale altra forma di bellezza? Non c'è forma di bellezza ulteriore rispetto al bello in sé. E quindi Dio dovrebbe amare chi? Lui che è perfetto. A meno che non immaginiamo un altro Dio, allora quel Dio non è il vero Dio, è un Dio intermedio, illusorio, è un daimon forse, eh? Poi così si arriva alla teoria dei due soli, dove uno comunque dovrebbe poi prevalere l'altro. Prevalere sull'altro, sì, certo. quello che dici, quello del Medioevo, lì, sì. Del papato, dell'impero. Sì. Una bella interpretazione, sì. O piuttosto quella dei Bogomili o dei Catari, per cui il Dio dell'Antico Testamento è in realtà un'entità intermedia, il vero Dio, che è atto puro, spirito puro, no? Vi ricordate i Catari? Che sono i manichei, diciamo, no? Immagino come le ricordiate, però sono un pochino forse ve le ricordate. Allora, il Dio quello, vi ricordate? Il Dio quello del Vecchio Testamento, è un Dio, è quello che ha creato questo universo qui, cioè ci ha messo la materia, questa componente peccaminosa che ci tira giù. Mentre il vero Dio, che sta lì sullo sfondo e che è superiore evidentemente a questa divinità intermedia, nonché malvagia, che ha le mani in pasta con la materia, che corrisponderebbe al demiurgo di Platone, ebbene, quel Dio lì è essenza pura, spirito puro, ed è quel Dio lì che ha mandato questa scintilla di spirito puro, Gesù Cristo, che ha solo le sembianze corporee, ma in realtà è spirito puro. E dentro ciascuno di noi c'è questa scintilla di spirito puro che bisogna liberare dalla materia, alla faccia del Dio intermedio, del Dio dell'Antico Testamento. Questa in due parole è la visione dei Bogomili o dei Catari, che dir si voglia, dei manichei. Da che mondo è mondo? Ecco, da che mondo è mondo? Quando esistono queste dottrine, va da sé, sono tutte simili e tutte hanno orrore della materia perché vogliono, debbono liberare lo spirito, che uno ci creda o meno evidentemente. Quindi sono una versione estremizzata del dualismo materia, forma, idea, materia, tipica di Platone e di Aristotele.
Fermo restando che la visione di Aristotele, lo avete visto, è molto più organica di quella di Platone. Platone non spiega adeguatamente il divenire, l'abbiamo detto tante volte. Allora, veniamo alla logica, cosa bruttissima per voi, perché logica proprio, mi sa che siete piuttosto digiuni. Dimmi. Dicevo, no? Dire che Dio è perfetto in sé per sé, quindi alla fine non ha una forma e tra virgolette non è neanche materia, no? Mm. È come dire che in realtà non esiste. Che un, cioè, se tu dici che una cosa è il pensiero del pensiero, quindi vuol dire che è un'idea per idea, vuol dire che non... Però poi mi dici che è perfetto e quindi non è né idea, quindi è come dire che in realtà non... Allora, Alessandra, perché dice che non esiste? Esiste come pensiero, perché il pensiero non esiste? Sì, però... Ma tu adesso non stai pensando, che stai facendo? Sì, però... Non stai esistendo in quanto pensiero? Sì, però... Formalmente, poi c'è anche la ciccia, eh? Però quella che io sento, la voce... Anche la voce ha a che vedere con la materia, ma i concetti che esprimi non sono forse pensiero? Puoi dire che il pensiero non esiste? Tu sei anche pensiero, sei fondamentalmente pensiero, in quanto essere umano. I cani evidentemente non parlano, quindi presumiamo che non abbiano pensiero razionale, e che non abbiano spirito, o meglio, hanno l'anima solo quell'animale, solo quella vegetale, per così dire. Quindi tu sei pensiero e non puoi immaginare un'entità che sia pensiero puro? Sì che ce la fai a immaginarla. Un corpo senza anima, un corpo senza intelligenza, è un cadavere, un corpo morto. Perché dici che l'anima non esiste? Hai mai visto un corpo morto? Evidentemente, senza evocare scenari lugubri, ma insomma, non si muove, è inanimato. Quello che è privo di psiche e che è privo di intelligenza. E dunque l'anima tu forse non la vedi, anzi non la vedi perché non ha componenti materiali, ma ne intuisci l'esistenza, la portata ontologica, dagli effetti che genera sulla materia. Era il discorso che stavamo facendo prima con Gloria. Cioè quando tu studi il cervello e cerchi di capire le cause, puoi dire che ci si riesce fino a un certo punto, eccetera, eccetera, nella misura in cui vedi i fenomeni. Cioè senti una persona che parla, che respira, che dice, che ama, eccetera, eccetera. E quindi immagini, se quello è il fenomeno, immagini che ci sia dietro un motore, che chiamiamo anima, di cui parla Platone nel Fedone, per esempio, che muova il corpo, che lo faccia esistere come persona intelligente, viva, eccetera, eccetera. Puoi dire che non esiste? Hai capito? E allora il divino non ha nemmeno il grammo di materialità che dicevamo prima. Allora, termine logica non è un termine aristotelico. Voi conoscete la logica, no? Che cos'è la logica? La scienza che definisce che cosa? Che cosa fa la logica? Che si fa quando si studia logica? I test d'ammissione all'università, no? O anche le prove invalsi contengono le prove di logica, ma in realtà voi le prove di logica in teoria le fate quotidianamente, perché la matematica è logica, le scienze si esprimono attraverso la logica matematica, ma anche la filosofia è logica e qualsiasi discorso che abbia un senso è logica, tant'è vero che voi vi producete sin dalla più tenera età nella cosiddetta analisi logica. Se io esprimo un concetto, dico una cosa priva di logica, quella cosa evidentemente non ha senso, non può essere minimamente valutata. Allora la logica che cos'è? Che scienza è? Del pensiero. Logos significa questo, è l'aspetto del pensiero allo stato puro. Quindi la logica formale studia le leggi di funzionamento del pensiero umano va da sé, d'accordo? E queste leggi del funzionamento riguardano fondamentalmente, si esprimono fondamentalmente attraverso la matematica. Cioè la matematica... Quando tu vedi la matematica, la vedi, la rappresenti e ne sei consapevole, stai vedendo, stai prendendo coscienza delle modalità di funzionamento della nostra mente. Del pensiero razionale va da sé. Poi uno ne può essere più o meno consapevole, lo può capire più o meno, forse vuoi più o meno che più, per così dire, però quello è il funzionamento della mente umana. D'accordo? 2 più 2 fa 4, ma perché quella roba lì è inequivocabile?
Perché fa 4 per me, fa 4 per te, fa 4 per il vostro coetaneo cinese e oggi, e faceva 4 anche per Aristotele 24 secoli fa. Perché? Perché la mente umana funziona sempre nella stessa maniera. D'accordo? Allora, che tipo di scienza è la logica? È una scienza, per così dire, trasversale. Riguarda questo o quel settore dell'essere? No, riguarda tutti i settori dell'essere. Infatti, la matematica è la chiave di volta, la logica è la chiave di volta per qualsiasi forma di scienza. Vuoi studiare biologia? Devi conoscere la matematica. Vuoi studiare chimica? Devi conoscere la matematica. Vuoi studiare ingegneria? Devi conoscere la matematica. Vuoi studiare fisica? Devi conoscere la matematica, eccetera, eccetera. Perché tutte le scienze si esprimono attraverso il linguaggio della matematica, cioè della logica pura. Se io faccio un'affermazione illogica, cioè contraria alla logica, comunque sia, non c'è nemmeno bisogno di verificarla dal punto di vista sperimentale. Se io faccio male i calcoli, non ci sono prove sperimentali che tengano, nel senso che un'affermazione deve essere prima espressa in termini logici, deve tenere dal punto di vista logico. Poi, eventualmente, possiamo passare alla sperimentazione sul campo, cioè non tutto quello che è necessariamente logico è anche vero, ma tutto quello che è vero deve essere, in primo luogo, logico. Se no non è vero. Mi sono spiegato? Cioè, io faccio un'ipotesi matematica, le formule tengono, non fanno una grinza. Poi magari questa fotografia matematica che ho fatto, che ho scattato, che ho immaginato, che ho teorizzato, può non essere in grado, può non spiegare bene quel determinato fenomeno, per cui devo operare delle correzioni o devo tirare fuori altre formule. Rimane il fatto che se quella formula è sbagliata a prescindere dal punto di vista logico, comunque sia, non spiegherà alcun fenomeno, non regge. Così, se costruisco un edificio basandomi su dei calcoli errati, l'edificio cadrà, inevitabilmente il ponte cadrà, eccetera, eccetera. Avete capito quanto è importante? Ma allora lui non lo chiama, Aristotele non usa il termine logica è posteriore, lo chiama analitica o organon, l'organo è la funzione fondamentale della mente umana. Quindi se studi botanica ricorri alla logica, se studi zoologia ricorri alla logica, se studi fisica ricorri alla logica, se studi metafisica ricorri alla logica, se studi etica ricorri alla logica. È una sorta di disciplina trasversale. Oggi gli idioti, i pedagogisti, gli idioti di oggi parlerebbero di competenza, parlano di competenze trasversali, quelle PCTO, quella roba lì. Oh, l'unica vera competenza trasversale è quella logica. Infatti a scuola, ieri come oggi, anzi oggi non si usa più di tanto perché vi vogliono sempre più cretini e ci stanno riuscendo perfettamente, il piano è quasi, diciamo, quasi realizzato, di generazione in generazione. Voi continuate a essere tutto sommato un'eccezione, quindi ci sono realtà decisamente peggiori, più avanzate verso il processo di degenerazione. Insomma, qual è il punto fondamentale? È la logica. E che si studiava a scuola una volta, che si studia oggi ancora, almeno sulla carta, si studia fondamentalmente analisi logica. Lo si fa attraverso il greco, attraverso il latino, attraverso la letteratura italiana, attraverso la filosofia, attraverso la storia, eccetera, eccetera. Cioè, se io ti insegno, se io non ti insegno a pensare come si deve, tu non potrai fare né l'ingegnere né il medico, non potrai fare nulla. E a seconda del livello logico cui arrivi, potrai accedere ai gradini medi, più alti, sommi, dello scibile umano e anche delle professioni. Infatti è tanto vero questo, ancora oggi è vero perché è ineliminabile, che i test d'ammissione alle università, alle facoltà a numero chiuso, sono test di logica, poi di matematica, poi di nozioni scientifiche, ma fondamentalmente di logica. Cioè se non superi i test di logica lascia perdere, perché per fare il parrucchiere o il barista pure lì ci vuole una certa logica. Ovviamente tutte le professioni sono bellissime e dignitosissime e tutti abbiamo bisogno di tutti. Ciò premesso, quindi non parliamo della dignità o della bellezza dell'essere umano, ciò premesso, ha gradi di logica, di capacità logiche
ascendenti corrispondono o dovrebbero corrispondere. Poi ci sono degli esempi che evidentemente vanno nella direzione opposta, vedi il caso di quel Di Maio, ecco, che è uno dei casi, forse uno dei simboli di maggiore degenerazione della nostra epoca, in cui a essere premiati sono gli elementi meno logici, meno intelligenti. Si parla di idiocrazia, il potere, Kratos agli idioti, ecco. Chiusa questa parentesi, una volta e ancora oggi, per le professioni che contano, i gradini della logica che io devo salire uno dopo l'altro corrispondono a professioni sempre più elevate, nel senso che richiedono maggiori conoscenze e anche maggiori responsabilità. Perché ti metto in mano un bisturi e devi aprire la pancia di una persona, evidentemente devi avere poi anche lì delle doti che non sono soltanto logico-scientifiche, ma sì anche umane, anzi in primo luogo umane. Ma capite, noi stiamo cercando di creare attraverso la filosofia l'uomo integrale, non l'uomo dimezzato, l'uomo schizzoide, super logico, super tecnologico, ma disumano dal punto di vista empatico e simpatico. Come abbiamo detto tante volte, stiamo cercando di creare l'uomo integrale. E nell'uomo integrale, questo era il fine del liceo una volta, nell'uomo integrale la parte logica, Anna, è assolutamente preponderante. È chiaro? Spero che abbiate capito. Quindi Organon, che è un altro dei modi che Aristotele utilizza per parlare di logica, ripeto, il termine logica è posteriore in realtà, organo vuol dire strumento, perché la logica, il pensiero, è lo strumento di tutte le discipline. È propedeutica alle scienze. Propedeutica vuol dire che introduce a, va bene? Così come le somme sono propedeutiche alle sottrazioni, e le sottrazioni propedeutiche alle moltiplicazioni, alle divisioni, capite? In matematica funziona così. Guarda, tutte le scienze che hanno degli elementi propedeuticità sono delle scienze logiche, cioè che io non posso fare il passo oltre, ulteriore, se prima, condicio sine qua non, non ho capito, non ho ben salde le conoscenze preliminari a. La matematica funziona così, scienze in generale funzionano così, ma anche la filosofia funziona così. E anche l'analisi logica, viva Dio, funziona così. Cioè, se non sono in grado di leggere e di capire un testo semplice, è inutile che mi metto a studiare un testo complesso, non ci arriverò, perché mi mancano le basi. No, sapete questi discorsi che Ludovica sembra così, una pasta ripassata in padella, sempre, dici sempre le stesse cose, però la sostanza è questa. Si va per step, poi evidentemente Ludovica ci sono anche delle abilità, delle discipline che sono diverse, cioè che non richiedono troppa propedeutica. Dipende poi da quello che fate, è chiaro? Così, se fate un'arte marziale, dovete prima iniziare dagli esercizi più semplici per passare poi a quelli più complessi. Qualcuno si fermerà prima, va da sé. Ma se non sai fare le cose più semplici, è inutile che ti metti a fare quelle più complesse, non te vengono. Vale per il fisico, figuriamoci se non vale per la psiche, per la logica e così via. Avete capito il rapporto necessario che c'è tra metafisica e logica? Quello che si chiama realismo, ne ho parlato tante di quelle volte, veramente mi vergogno a parlarmene per l'ennesima volta, quindi mi taccio. È la famosa coincidenza delle sfere logica, ontologica, metafisica e linguistica. Quindi la logica per Aristotele, non solo per Aristotele, diciamo per tutto il pensiero antico, per gran parte del pensiero antico, fotografa la realtà per quello che è. Cioè, se una cosa è logica, è anche vera. Se non è logica, non può essere vera. Va da sé. Avete capito? Che il rapporto necessario che c'è tra la logica e la metafisica, si parla appunto di realismo gnoseologico. Allora, questa roba qui già la conoscete, eh? La teoria degli insiemi, dei sottinsiemi, che il genere sia più ampio della specie, lo sapete perfettamente, abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di Platone, ma voi questa roba qui la conoscete sin dalla più tenera età, dalle elementari, no? Il genere più ampio della specie che significa? Significa che il mammifero, come concetto, come idea, contiene
i gatti, i cani, i leoni, le giraffe, i cavalli, eccetera, eccetera. A sua volta l'equino, il concetto di equino o di canide, contiene tutte le specie singolari dei cani o degli equini, compresa la zebra, esistenti al mondo. Cioè ci sono concetti più ampi, che chiamiamo generi, e concetti più limitati, più specifici, che chiamiamo appunto specie. Faccio l'esempio degli animali, perché la classificazione degli animali, quella di Linneo, che è un intellettuale del Settecento, si basa, guarda un po', proprio su questi concetti che ci servono per pensare la realtà. Genere e specie corrispondono, avete presente, qualcuno di voi si intende di fotografia? Allora, zoom in, zoom out, diavolo, è questa roba qui. Vivete praticamente con lo smartphone in mano, no? Ecco, è d'accordo? Allora, zoom in, zoom out, vale anche per Ludovica prima, che cosa significa? Allora, zoom in, usiamo questa brutta terminologia, anglofona, ancora una volta, anglosassone, zoom in vuol dire vado dentro vuol dire vedo dei particolari, più mi muovo dentro un'immagine, più metto a fuoco un'immagine, più colgo i particolari, ma man mano che progredisco in, mi sfugge il contesto più generale. Per cogliere il contesto più generale devo fare lo zoom out, devo uscire fuori e allora vedo tutto il contesto, vedo quello che c'è intorno, vedo l'ambiente in cui è inserita quella figura, però mi sfuggono gli elementi specifici di quella determinata immagine. Allora il genere, quando vado dalla specie al genere faccio uno zoom out, d'accordo? Quindi vedo il contesto sempre più ampio. Quando invece vado in, zoom in, vedo le caratteristiche specifiche. Detto in altri termini, zoom out, cane, mammifero, animale, essere vivente. Vedete, sto andando fuori e vedo sempre più cose. Zoom in è il contrario invece. Essere vivente, animale, sto stringendo. Mammifero, stringo ancora di più perché ho escluso i pesci e i serpenti, vado verso il cane in particolare e vedo un quadrupede più o meno peloso, con le orecchie a punta o flosce, eccetera, con i suoi maschi? Un husky? Tu vedi un husky? E un husky, e infatti si parla di specie o di razze proprio per questo motivo. Un husky ha delle caratteristiche che non hanno altri cani. Ma tu sei in grado di pensare il cane in generale? Sì. L'husky in particolare? Sì. I mammiferi come concetto generale? Sì. Gli animali come concetto generale? Sì. D'accordo? Allora, estensione vuol dire che vedo, è lo zoom out, vedo quello che c'è intorno, quindi vedo i concetti nella loro estensione. Il concetto di animale è decisamente più esteso rispetto al concetto di cane, il concetto di cane è più specifico, ristretto. Invece comprensione è il contrario, vedo i dettagli, quindi comprendo la specificità di quella forma lì, del cane piuttosto che del gatto. Allora, quindi comprensione contiene un maggior numero di caratteristiche riferibili a un minor numero di individui. Estensione contiene un minor numero di caratteristiche riferibili a un maggior numero di individui. Quindi, minor numero di caratteristiche riferibili a un maggior numero di individui. Se parlo di mammiferi, è un minor numero di caratteristiche. Tutti gli animali che allattano i figli, ma anche le balene allattano i figli, ma una balena è una giraffa, non è che sono esattamente molto simili, va da sé. Quindi minor numero di caratteristiche, l'allattamento, esteso a un maggior numero di individui, dalla balena alla giraffa, per capirci. Quando io invece vado verso la specie, aumento la comprensione, cioè maggior numero di caratteristiche, quadrupede, peloso, con l'orecchia a punta, eccetera, eccetera, riferibile a un minor numero di individui, perché le balene e le giraffe le lascio fuori, mi sto concentrando solo sul cane. E questo dovrebbe capire chiunque. La specie sono questi personaggi qua con i capelli rossi, tipo quella signora là di Rieti, d'accordo?
Ecco, il genere invece, maggior numero di individui, ci stanno anche i castani neri. Vabbè, questo è un esempio per persone un po', diciamo, un po' sottodotate dal punto di vista dell'intelligenza. Però ecco, Gloria, è quel concetto di insieme, insiemistica, che si studia dalla più tenera età. Ecco, oggi lo possiamo dire, oggi che siete grandi lo diciamo in maniera un po' più complessa, ma insomma la radice è sempre la stessa. Le proposizioni. Allora, gli atti logici sono degli atti linguistici. Gli atti linguistici sono delle proposizioni, cioè per dire che un'affermazione è logica o non è logica, è corretta o non è corretta, devo appunto formulare una proposizione. Se dico avanti, è logico o non è logico? Posso verificare se uso un imperativo o se faccio una preghiera, posso verificare la logicità di quell'enunciato, di quella affermazione, di quella proposizione? No, devo formulare una proposizione che viva Dio dovrebbe essere anche verificabile, cioè conforme alla realtà. Se dico che Luca non è presente in classe, questa affermazione soggetto, verbo, complemento è un'affermazione verificabile, quindi è logicamente sensibile perché appunto è una proposizione, un enunciato detto in altri termini. Gli enunciati possono essere dichiarativi, apofantici o assertivi, cioè le proposizioni che corrispondono ad altrettanti atti mentali. Atto mentale che vuol dire? L'atto mentale è l'aspetto noetico di pensiero di una proposizione. Una proposizione poi la posso formulare come atto linguistico, cioè dico una cosa, Luca non è presente, voi avete ascoltato l'affermazione Luca non è presente, ma l'affermazione Luca non è presente corrisponde a un atto mentale in cui sono io che prima o dopo contemporaneamente penso che Luca ha un registro nella mia mente che Luca non è presente, d'accordo? Cioè collego il concetto di Luca alla presenza o meno in classe. Le tipologie di proposizione, attribuire o no qualcosa a un soggetto, a una sostanza. Ci sono proposizioni affermative e proposizioni negative. Andiamo in ordine così poi vi spiego tutto. Sì, allora, affermative e negative, avete capito di che cosa stiamo parlando. Luca non è presente in classe, è un enunciato, una proposizione negativa. Sto negando che Luca sia presente in classe, ci arriviamo tutti. Fernanda è presente in classe, è affermativa. Allora, attribuire o negare, o collegare o non collegare, o escludere un attributo rispetto a una sostanza. Può essere affermativo o negativo. Oppure universale e particolare per estensione. Tutti gli studenti della terza X hanno la sufficienza hanno un voto sufficiente in inglese, supponiamo. Alcuni studenti della terza X hanno un voto insufficiente in matematica, supponiamo. D'accordo? Allora, universale è tutti gli studenti della terza X hanno un voto sufficiente in lingua inglese. Particolare è alcuni studenti della terza X. Poi ci sono anche le proposizioni singolari. Solo Sara ha voto sufficiente nella disciplina X perché lei è brava e le altre persone della terza X evidentemente non sono brave. Quindi le proposizioni possono essere universali, particolari o addirittura singolari, se si riferiscono alla singola persona, alla singola entità. E questo schema lo dovreste... Come lo interpreti, Rebecca? Dai, vediamo, provaci tu. Dai. Universali... Allora, avete capito la differenza tra universale e particolare? E eventualmente c'è anche il caso singolare. Avete capito la differenza tra affermativo e negativo? Va bene. Allora, universale, affermativa, questi sono tutti i modi in cui si dicono le proposizioni. Si possono dire le proposizioni, gli enunciati, cioè tutti gli atti linguistici. Le universali affermative vuol dire che io attribuisco un determinato attributo ad una sostanza, ad un sostantivo. E questo sostantivo comprende tutti i membri di quella categoria.
tutti gli uomini sono bianchi. Allora, questa affermazione, tutti gli uomini sono bianchi, è un'affermazione evidentemente logicamente formulabile, ma è corretta se la confronto con la realtà? No. Quindi io vi ho detto, ci sono le proposizioni, in primo luogo devono essere logicamente corrette, poi devo verificare se effettivamente sono coerenti alla realtà. Se vedo un uomo, un essere umano che non è bianco ma è nero, per così dire, allora evidentemente quella proposizione lì non sarà vera, non sarà verificata, cioè non sarà fatta vera. Tutti gli uomini. Invece, una affermativa particolare in questo caso qui. Alcuni uomini sono bianchi, questa proposizione è corretta se confrontata alla realtà? Alcuni uomini oggettivamente sono bianchi. Se io dico tutti i ragazzi e le ragazze della terza X sono bianchi, di carnagione bianca, chiara per così dire, sto dicendo una cosa che in questo caso qui è vera. Siete tutti quanti di carnagione chiara, bianca e così via. Ok? Tutti gli uomini? No, dipende, anche qui dobbiamo regolarci, generi, specie, insiemi più ampi, insiemi meno estesi e così via. Universale negativa, nessun uomo è bianco, è corretta? Sto negando il concetto di bianchezza, di carnagione chiara, all'umanità nella sua generalità. È corretto? No, evidentemente ci sono degli uomini che evidentemente sono bianchi. Ci sono, viva il Dio. Particolare negativa, alcuni uomini non sono bianchi, è corretta? Sì. Queste due proposizioni particolari possono sussistere insieme? Sì. Posso dire alcuni uomini sono bianchi e posso dire anche alcuni uomini non sono bianchi. Non c'è nessuna contraddizione. Sono contrari, perché sono due concetti contrari. Nego o affermo la bianchezza all'essere umano. Però siccome sto ragionando per specie, non sto generalizzando, allora entrambe le affermazioni sono vere. Alcuni uomini sono bianchi, altri non sono bianchi, evidentemente. Mentre queste due proposizioni, l'universale affermativa e l'universale negativa, oltre a essere contrarie, sono anche contraddittorie. Cioè, se tutti gli uomini sono bianchi, nessun uomo è bianco, lo si esclude. Evidentemente sono tutte e due errate, quindi il problema non si pone. Ma se dico che tutti i ragazzi della terza X oggi sono presenti in aula, questa affermazione qui è in contraddizione con l'affermazione che alcuni studenti o nessuno studente della terza X è presente in aula. Delle due si dà solo l'una. Se sono tutti presenti, non può essere vero il fatto che nessuno è presente o che qualcuno non è presente. Mi sono spiegato? A livello singolare riguarda Edoardo soltanto. Edoardo è presente in classe. Si può dire che questa affermazione ha senso dal punto di vista logico? Evidentemente sì. Edoardo non è presente in classe. Si può dire? Ha senso? Sì. Quale delle due proposizioni è vera? In assoluto io non lo posso dire, devo verificarlo. Arrivo in classe e vedo che Edoardo non è presente. E non posso dire che contemporaneamente è presente e non è presente. O è presente o non è presente. Tertium non datum, non si dà una terza possibilità. Quindi queste due proposizioni, se le metto insieme, se le affermo contemporaneamente, mi creano una contraddizione in termini. Cioè due contrari affermati contemporaneamente, due proposizioni contrarie affermate contemporaneamente sono contraddittorie. Però possono essere contrarie e non contraddittorie se affermate in due momenti diversi. Oggi Edoardo non è presente, domani sarà presente in classe. Quindi il concetto di essere presente in classe, se differito nel tempo, sono due affermazioni contrarie, rimangono contrarie. È presente o non è presente? Ma non sono necessariamente contraddittorie. Universale affermativa e particolare negativa, avete capito? Perché queste sono necessariamente contraddittorie. Non è una questione di tempo, prima c'è e poi non c'è.
sono necessariamente contraddittori, perché se è vero che tutti gli uomini sono bianchi, è necessariamente falso che alcuni uomini non sono bianchi. Sono contraddittorie. Subalterne, cosa vuol dire subalterno? Che vuol dire? Cos'è un subalterno? Che uno dipende dall'altro. Cioè, alcuni uomini sono bianchi e subalterno rispetto a tutti gli uomini sono bianchi. Subalterno vuol dire che se è vero che tutti gli uomini sono bianchi, è necessariamente vero che alcuni uomini sono bianchi. Come potrebbe non essere così? Anzi, io mi accorgo che alcuni sono bianchi, mentre in realtà dovrei sapere che tutti sono bianchi. Così come alcuni uomini non sono bianchi è subalterno rispetto al fatto che nessun uomo è bianco. D'accordo? Perché lì c'è l'universale, nessun uomo è bianco, quindi tutti gli uomini non sono bianchi, e lì invece c'è il particolare. Alcuni uomini non sono bianchi. La subalternità significa questo. Come però hanno deciso di mettere in evidenza le lettere in alfabeto? A, E, O, I è lo schema che utilizzavano gli studenti medievali in latino, ad firmo, nego, per imparare a memoria questo quadrilatero della logica aristotelica. Si ricordavano a memoria le lettere A, E, I, O. Ad firmo, nego, si ricordavano le vocali delle due paroline, affermo e nego, cioè affermazione e negazione. D'accordo? Ad firmo, la prima è universale, quindi prendo la A, la seconda è particolare, prendo la I, ma sono tutte e due affermative, infatti ad firmo. Qui invece il verbo è nego, la prima è universale, prendo la E, e la seconda è particolare, prendo la O. A, E, I, O. O ai e o, se voglia, ai e o, ad firmo, nego, la prima universale, la seconda particolare, la utilizzavano per imparare la memoria. Si chiama quadrato degli opposti. Allora, vediamo queste definizioni, le avete capite? Le contrarie sono quantitativamente identiche, qualitativamente diverse. Quantitativamente identiche perché? Torniamo qua. Hanno la stessa estensione. Quindi sono quantitativamente identiche, ma sono qualitativamente contrarie, perché l'una afferma e l'altra nega. Ma si riferiscono sempre a tutti gli uomini, cioè tutti i membri di quella specie. Quantitativamente identiche e qualitativamente diverse. Due contrarie non possono essere entrambe vere, ma possono essere entrambe false, se il predicato è accidentale. Cosa vuol dire due contrarie non possono essere entrambe vere? Se esprimono idee contrarie non potranno mai essere... Tutti gli uomini sono bianchi, nessun uomo è bianco, evidentemente... Allora, l'una esclude l'altra, però possono essere tutte e due false se il predicato è accidentale. Per esempio, in questo caso qui, il predicato è accidentale? No. Bianco non è accidentale rispetto all'essere umano? Accidentale vuol dire il predicato, l'abbiamo già detto, non riguarda le caratteristiche sostanziali, formali, ma riguarda caratteristiche della possibilità che si possono attribuire o si possono non attribuire all'essere umano. No, la bianchezza è sostanziale? No. Un essere umano... Allora, un essere... umano può non essere bipede? No, un essere umano è per sua definizione bipede, cioè ha due gambe, d'accordo? Allora, se io dicessi tutti gli uomini sono bipedi e nessun uomo è bipede, una delle due sarebbe vera, il fatto che è bipede, e l'altra sarebbe necessariamente falsa, nessun uomo è bipede, va da sé. Se invece l'attributo è accidentale, come in questo caso la bianchezza, il colore della pelle, entrambe le proposizioni possono essere anche false. Infatti sono false. Tutti gli uomini sono bianchi? No, ci sono gli uomini che sono neri. Perché è nero? Perché è possibile che il colore della pelle cambi. Non è necessario.
Cioè un essere umano è un essere umano a prescindere dal fatto che sia bianco, nero, giallo, verde, ammesso che sia verde, azzurro e così via. Perché le caratteristiche specifiche dell'essere umano sono la razionalità, il fatto di essere bipede, il fatto di essere un animale sociale, eccetera, eccetera. Questo almeno per Aristotele. Ok? Un essere umano non razionale si dà come concetto? Evidentemente no. Se dico quello non è razionale, cioè non è dotato di logos, almeno in potenza, allora quella affermazione lì non si riferisce a un essere umano, si riferirà a un'altra specie, a una giraffa, che ne so, a un elefante, eccetera, eccetera. Invece la bianchezza o la scurezza della pelle è una possibilità, quindi ambedue le proposizioni possono essere entrambe vere in momenti diversi, magari, no? Possono essere contemporaneamente vere. Alcuni uomini si sono abbronzati, alcuni di voi sono abbronzati e sono diventati più scuri. È possibile? Certo che è possibile. Altri sono rimasti non esposti al sole, non si sono abbronzati e dunque continuano a essere bianchi con la pelle chiara come erano prima. Entrambe le proposizioni sono vere. Prego. Però, tutti gli uomini sono razionali, e questa cosa è una cosa del genere, no? È sostanziale, è un attributo sostanziale. Sì. Ci stanno delle persone che, diciamo, sono tipo vegetali, cioè non hanno perso una parte di memoria, del pensiero, eccetera. Quindi sono affetti da questa cosa. In questo caso non sarebbe sostanziale. Scusa, Tania, allora lo stesso discorso sarebbe dire: tutti gli uomini sono bipedi. No. Un uomo ha subito un incidente, gli hanno mutilato una gamba, dunque non è più un uomo, no, continua a essere un uomo, ma ha subito una mutilazione. E la mutilazione, lo stesso discorso vale per aver perso la consapevolezza o le facoltà razionali, in potenza rimangono sempre un essere umano, sei evidentemente, e però in quel caso lì hai subito un incidente, dunque una delle caratteristiche essenziali dell'essere umano in quel momento è venuta meno. Guarda che questa osservazione che hai fatto è un'osservazione che ha poi un peso molto rilevante nell'ambito per esempio della bioetica, perché ci sono scuole di pensiero diverse. Allora uno potrebbe anche sostenere che siccome la razionalità e la coscienza sono caratteristiche specifiche, fondamentali, sostanziali di un essere umano, allora una persona, un essere umano che ha subito una menomazione fisica, quindi che ha allettato, sta su una sedia a rotelle, è degno di vita, perché è ancora un essere umano. È un'affermazione atroce, però insomma, seguimi, ne stiamo parlando dal punto di vista logico. Un essere umano che invece si trova in uno stato neurovegetativo, cioè ha le funzioni fondamentali, gli batte il cuore, ancora respira, se viene nutrito automaticamente reagisce al nutrimento, però non è più cosciente, non è più in sé, eccetera, eccetera. E non ha più possibilità di riprendersi, perché la medicina deve anche accertare che quella persona lì possa un domani uscire dal coma, oppure non possa più, o esclude che possa uscire dal coma. Ecco, a quel punto uno potrebbe utilizzare questo concetto, che è di derivazione aristotelica, ciò che è sostanziale e ciò che è accidentale, per denotare, per prendere una decisione etica o per denotare due scuole di pensiero diverse. La prima, che afferma che qualora l'essere umano non abbia più, quella persona non abbia più quelle doti superiori, sono il pensiero razionale, eccetera, eccetera, e non è più vivo, ecco, non ha più, o si può scegliere di lasciarlo morire, di interrompere la respirazione forzata, l'alimentazione forzata, eccetera, eccetera. O altre scuole di pensiero che invece sostengono che l'essere umano in ultima istanza è anima, spirito, personalità, la quale può anche non esprimersi in termini razionali, in termini coscienti, ma questa è una scuola di pensiero cattolica, cristiana, per esempio, no? Quindi finché c'è vita, la vita di cui è padrone nostro Signore, la vita deve essere rispettata, deve essere tenuta, alimentata con i mezzi che la tecnologia in questa fase storica ci mette a disposizione. E questo è un discorso che riguarda una disciplina che è molto interessante, chissà che l'anno prossimo non la si tratti, speriamo di riuscire a farlo, che si chiama bioetica, è una disciplina molto moderna, diciamo risale a un mezzo secolo fa, all'incirca gli anni 60-70 del XX secolo, che unisce etica, filosofia alla scienza,
perché i due, le due discipline sono l'una vicino all'altra, l'una deve tenere conto dell'altra, man mano che diciamo, si sviluppano quelle che sono le tecnologie che ci mette a disposizione la ricerca scientifica, dobbiamo anche adeguare o riflettere o tornare a riflettere su quelle che sono le potenzialità umane e su quello che possiamo e dobbiamo fare dell'essere umano, nel senso che non tutto quello che la tecnologia ci mette in condizione di fare è necessariamente buono e giusto farlo. Ma nello stesso tempo è buono e giusto andare avanti nella ricerca scientifica e bisogna attentamente valutare i pro e i contro. E anche qui l'altro tema fondamentale è: chi decide? Lo Stato? La Chiesa? Vabbè, la Chiesa probabilmente out. Lo Stato? La famiglia? Il singolo individuo? E per esempio questo tema qui riguarda l'espianto degli organi, non so se voi avete firmato, ma questo credo che sia ormai, anzi da molti anni, è obbligatorio. Se non dichiari nulla, evidentemente non autorizzi a espiantare gli organi, cioè Dio non lo voglia, uno di noi ha un incidente, gli organi evidentemente non è in grado di riprendersi, si tratta di un incidente con un coma irreversibile, con condizioni fisiche diciamo di non ritorno. È giusto o non è giusto che gli organi di quella persona, soprattutto se giovane e sana, vengano espiantati per consentire ad altre persone più o meno giovani di continuare a vivere? In linea di principio direi di sì, ma chi deve decidere, visto che gli organi sono suoi, insomma, fa una parte di se stesso? Beh, il singolo individuo, la comunità, eccetera, eccetera. Poi ci sono casi più o meno eclatanti, no? Il caso, non so, di Eluana Englaro, di molti anni fa, di questa ragazza che ha avuto un incidente terribile e che da moltissimi anni è in una situazione vegetativa. Il padre per anni ha fatto una battaglia legale per avere l'autorizzazione a staccare la spina e a lasciare che la figlia morisse, dopo molti anni, quando non c'era più la possibilità che si riprendesse. D'accordo? Chi deve decidere? Il padre è finito sotto processo e l'hanno condannato perché la legge italiana non consentiva una cosa del genere e ancora oggi non consente. Ancora più atroce è il caso Welby, quella che ti paralizza progressivamente fino ad arrivare che la sclerosi multipla, grazie. Era affetto alla sclerosi multipla. Lui voleva morire e doveva andare tipo in Svizzera. No, lui non è andato in Svizzera, oggi si va in Svizzera. E chi vuole sottoporsi a eutanasia deve andare in Belgio, in Svizzera, è costretto ad andare, e nel caso la malattia sia allo stato sia irreversibile, Welby ha avuto il soccorso di un medico amico e lui l'ha autorizzato a staccare la spina, poi il medico è andato sotto processo e è stato condannato perché la legge in Italia non lo consente. Allora chi deve decidere? Lui era arrivato al punto che praticamente era totalmente paralizzato e nelle funzioni neurovegetative ci stava il respiratore automatico, l'alimentazione automatica, la ventilazione automatica, però il cervello gli reggeva, cioè era perfettamente consapevole. Chi doveva decidere della sua vita, di porre fine a una vita che per il singolo non era più degna di essere vissuta, forse per la Chiesa sì, forse per altre visioni del mondo sì, ma chi è padrone della propria vita, della propria morte, evidentemente, che vanno soppesate con grande attenzione, con grande moralità. Questo non significa permettere che ciascuno di noi si tolga la vita per motivi futili o considerazioni del genere, ma arrivati a un certo livello, dietro un quadro clinico accertato più volte, ripetuto da più clinici, chi in ultima istanza deve deliberare sul fatto che la vita termini in quella situazione lì? Singolo individuo, lo Stato, la famiglia, se lui o lei è inconsapevole? Questi sono problemi tipo bioetico, non vi sto dando soluzioni, vi sto dicendo che tu hai fatto quell'esempio coerente alla logica aristotelica, cioè un essere umano che perdesse la facoltà della logica, della consapevolezza, cioè perdesse un attributo sostanziale, non accidentale, la bianchezza della pelle, i capelli lunghi o il fatto di essere calvo o anche non so, un arto amputato e così via, perdesse la razionalità, quindi non fosse più un logikon zoon o non fosse più in grado come animale di esercitare il pensiero razionale,
sarebbe degno di continuare a vivere? E chi dovrebbe decidere in quel caso? Nel caso, ai tempi di Aristotele il problema non si poneva, perché evidentemente le tecnologie non erano affatto evolute, dunque una persona in coma moriva e basta, non c'era modo di tenerla in vita, quindi problemi di questo genere bioetici, almeno non questo tipo di problemi, non c'erano, non si ponevano, punto. Veritiera o meno, è dovuto anche al momento in cui ci troviamo, no? Perché magari all'epoca di Aristotele dire che un oggetto può essere, che un oggetto magari è dotato di raziocinio non è una affermazione veritiera. Dirlo oggi sì, i telefoni alla fine sono tra virgolette dotati di raziocinio. Però che funziona in quanto artificiale, non è che non è. Cioè dire, per esempio, una frase a caso, che potremmo dire? Tutte le zebre sono a strisce bianche e nere. Poi magari domani, per caso, nasce una zebra, che ne so, a strisce marroni e bianche, allora in quel caso l'affermazione che ieri era veritiera oggi è falsa. No? Ecco, non ti preoccupare. Meno male, ma la campana. Sai, quando il pugile ti sta dando un cazzotto a quello del capo, suona la campana e gong e ti salvi. Allora, ne parliamo della prossima puntata. No, te lo dico subito. Allora, la differenza fondamentale è che tra noi e Aristotele ci sta Darwin. E per i greci, e non solo per i greci medievali, fino a un secolo e mezzo fa, due secoli fa, le specie erano sempre identiche a se stesse, quindi le caratteristiche formali non cambiavano, non potevano cambiare, punto. Perché la tigre sarà sempre tigre, e da sempre tigre sarà sempre tigre, e leone e da sempre leone sarà sempre leone. Te lo dico in termini cristiani, Dio 5.000 anni fa ha creato il mondo, l'ha creato con queste forme, una volta che l'ha creato poi il mondo finirà esattamente come l'ha creato. Darwin, no, anche il mondo c'ha una storia, e dunque c'è un antenato comune tra il cavallo e la zebra, che in parte era zebrato, in parte non lo era, e poi c'è la cosiddetta speciazione, che abbiamo parlato di genere di specie. Darwin parla di speciazione. Che vuol dire speciazione? Vuol dire un antenato comune che a un certo punto diventa una specie, cioè una zebra, e quindi la logica aristotelica va riaggiornata rispetto alla realtà, considerando che ci sono delle specie che nascono, sono nate magari alcuni centinaia di migliaia o milioni di anni fa, e un domani un animale che presenta delle caratteristiche specifiche potrebbe diventare un'altra specie, come i bonobi e gli scimpanzé, che sono molto simili, però sono considerate due specie diverse o due razze diverse della medesima specie. È ancora in fieri la questione. No, perché io qua ci vedo un cambiamento non di specie in sé per sé, ci vedo proprio un cambiamento di caratteristiche. Perché se oggi dico che tutti gli uomini sono bianchi è una affermazione falsa, però domani, Dio non lo voglia, dovesse succedere, è l'inevitabile. Allora quell'affermazione sarebbe falsa, però non sarebbe falsa relativamente alla specie, perché l'uomo è sempre uomo, è falsa relativamente a... Hai perfettamente ragione. Allora, torniamo indietro di 300.000 anni, tutti i sapiens vengono dall'Africa, noi eravamo tutti neri, prima abitanti dell'Europa erano neri. La bianchezza è un carattere posteriore che si è evoluto successivamente, perché gli uomini che hanno colonizzato le regioni più estreme, più nordiche del pianeta, progressivamente, sono volute decine, centinaia, migliaia di anni, hanno avuto la colorazione della pelle. Perché la pelle bianca attira di più i raggi del sole. I raggi del sole noi ne abbiamo profondamente bisogno se viviamo in un clima particolarmente rigido con poco sole. In Africa no, il contrario evidentemente. Allora, con la fotografia di 200.000 anni fa, l'affermazione tutti gli uomini, alcuni uomini sono bianchi, tutti gli uomini sono bianchi, andrebbe evidentemente riformulata, ma questo Aristotele non lo poteva sapere. Rimane il fatto che la logica vale lo stesso, ma se la realtà cambia la logica rimane la stessa, no? Quando diciamo, come abbiamo detto noi qui, est veritas, quella volta, in quella lezione. Qui est veritas, che cos'è la verità? Thank you.
Mm.